Ragazzi, prima che questo episodio abbia inizio, volevo prendermi qualche secondo per spiegarvi un attimo questa cosa. Allora, in settimana è successa una cosa. È uscita una patch su PES e vedete qui la Lega Pro. Ho la Lega Pro su PES, tutte le squadre del girone C ovviamente, che c'era anche ancora del girone A, girone B, però ovviamente girone C col mio Foggia non potevo che metterlo. Quindi vorrei aprire un sondaggio. Volevo chiedere a voi di votare se portare avanti la carriera, questa attuale, della scuola Serie B, il nostro percorso, oppure di cominciare tutto dall'inizio con la Lega Pro, partire dalla Serie C col Foggia. Non lo so, perché ci sono veramente, c'è veramente di tutto. Guardate, c'è lo stadio anche addirittura. Guardate, Pino Zaccheria. Poi c'è, guardate qui, il commentatore Foggia, cioè Caressa dice Foggia, cioè i giocatori vengono anche nominati, c'è un aggiornamento bellissimo, tutte le squadre sono con le divise ufficiali, tipo prendiamo, che ne so, non lo so, prendiamo il Melfi, vai, così. Faccio vedere, divisa, guardate, tutte con le divise ufficiali. Ce ne sono 20 di squadra, tutto il girone C del Foggia. Quindi ragazzi, votate e adesso vi lascio al video. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui tornati con la Carriera Natura e col Foggia Calcio. Nell'ultimo episodio abbiamo vinto a Padovan, un'offerta shock di 8 milioni, abbiamo accettato. Adesso qui ci arriva anche un'offerta per Chirico. Vediamo se aumenta il costo, perché 12 milioni ragazzi, non sono mica noccioline, cioè, ce ne compriamo altri di giocatori, però comunque non possiamo smantellare mezza squadra. Adesso siamo a caccia, alla ricerca del bomber di razza e io dico di prendere lui ragazzi, il re, lo voglio far tornare a Foggia, che cioè io ci ho pensato dopo che ho venuto Padovan, e ho detto ma perché non far tornare lui? Sarebbe una cosa bellissima. Comunque si è aggregato alla squadra Jenkinson. Speriamo che il Sassuolo accetti, ragazzi. Speriamo. Adesso la prossima partita con il Cittadella. Ragazzi, immaginate se torna Iemmello. Cosa deve essere? Mamma mia, spettacolo proprio. Questa carriera a me sta appassionando. Non so a voi, ma a me sta piacendo davvero tanto, 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 tanto. Adesso ragazzi, andiamo a giocare la partita col Cittadella. Andiamo qui a vedere le divise, andiamo a cambiare le divise. Mettiamo quella bianca per il Cittadella. Andiamo a vedere un po' lo schema di gioco. Vediamo. Comunque è arrivato Jenkinson anche, terzino destro, al posto di Angelo. Per me, bene così. Ottimo. Ok. Possiamo andare nel match. Jenkinson mette in mezzo Maceo! Foggia 1, Cittadella 0. Un assist anche per Jenkinson subito al debutto. Bella incornata di Fabio Mazzeo. Vediamo qui l'azione. Bellissimo. Bellissimo gol. Capitano Agnelli. Fabio Mazzeo, 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 c'è il libero, Chirico! Foggia 2, Cittadella 0, Cosimo, Chirico! Un grande Foggia. Era rigore! Ma che scherziamo? Pure ammonito, ma cosa? Era sul pallone! Ammonito Empero. Vediamo. Dai, era sulla palla, ma scherziamo. Vabbè. Ah, che peccato, l'avevo pure individuata, guarda. Foggia 2, Cittadella 1. Grande vacca, Riverola. Mazzio, per Chirico, bellissima azione. Dai, su! Concretizziamola! E c'è il gol di Vincenzino Sarno! 3-1 Foggia! Un Foggia spettacolare! Ho tutti i punti di vista! Mamma mia! Che
Che azione, un'azione da Foggia. Bello. No, che peccato. Ma tu. No, ma poi se l'è mangiato comunque. È un po' mangiato qui Sarno, eh. Dai, attenzione. Ti dico, calcio d'angolo. C'è il portiere. Poi Rubinho! Vincenzino, Vincenzino, Vincenzino! Sarno! 4-1 per il Foggia, doppietta per Sarno! Beh, Mazzio. Beh, Mazzio, bellissimo! Questa palla per Cosimino, dai, a giro! Cosimo! Chirico, doppietta anche per lui! Mamma, questa sembra la partita col Cesina, quando avevo vinto 7-1 a Cesina. Mamma mia, che Foggia! Che Foggia! Attenzione, Vincenzino, Vincenzino. Ha visto lì Riverola. Ma poi vede Mazzio. Mazzio, anche lui a giro. Doppietta anche per lui. Doppietta Mazzio. Doppietta Chico. Doppietta Sarno. 6 a 1. E finisce così. Foggia 6. Cittadella 1. Un Foggia spettacolare. Mamma mia. Spettacolo. Possiamo puntare nelle zone alte della classifica. Ce la possiamo fare, perché il Foggia c'è, il Foggia è questo. Ecco qui, vediamo le altre squadre. Il Frosinone ha vinto 2-0, poi il Verona ha vinto 4-1, l'Entella ha vinto, anche il Bari ha vinto. Cesena però ha perso. Quindi vediamo un po'. Siamo a 43, a 6 punti dal Cesena e il Verona a 52. Ragazzi. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare veramente. Io ci credo anche al secondo posto, perché no? Perché no? 9 punti. Non ci vogliono niente. Poi dobbiamo anche giocare ancora col Verona, quindi si può tutto. Vediamo un po' la prossima. Ah, ecco, ultimo giorno di mercato. Dobbiamo assolutamente fare il colpaccio ora. Mancano 15 ore. Assolutamente, dobbiamo prendere Pietro, dobbiamo prendere il re. Lo voglio a Foggia. Vediamo. Qua un cross. Hanno rialzato per Chirico. Mamma mia, 14 milioni. 14 milioni. Ecco, vediamo. Mamma mia, 2 milioni 383. Ragazzi. È ufficiale. Torna lui. Il re. Pietro Iemmello è tornato a Foggia. Mamma mia. Finalmente un sogno che si avvera. Ecco, Iemmello si è aggregato in squadra. Attenzione, anche un'offerta per Sarno. I nostri pupilli, che di quel Sarno ci vogliono togliere. Vediamo un po'. 9 milioni. Ragazzi, rifiutiamo tutto. Via, il Foggia è questo. Questa sessione di mercato può finire qui. Veramente, un mercato che a me è piaciuto veramente molto. Abbiamo dato via Padovan e Angelo e abbiamo comprato Grigore, Jenkinson e Iemmello. Un mercato spettacolare. Ecco qui la squadra del mese, Chirico e Riverola. E la prossima contro il Latina, Foggia Latina. E noi andiamo subito a giocarla. Baci di Matteo, attenzione! C'è il gol. Latina in vantaggio, Foggia 0, Latina 1, mamma che botta. Attenzione qui, Baci! Ok, no! Foggia 0, Latina 2, una disfatta, stiamo subendo, una disfatta. Bello, dai, dai Cosimo, vai Cosimo. Dai, dai, si riapre la partita, si è riaperto tutto, dai. Foggia 1, Latina 2, subito, dai. Qui ci ha dato l'autogol al portiere. Non ha segnato il gol a Chirico. L'avrà toccata sicuramente il portiere, per forza. Vediamo, vediamo il replay. Così capiamo meglio anche.
Vediamo. Sì. Ultimo tocco del portiere. Comunque, tutto riaperto. E dai, però, madò! Ma che difesa, però! Quanti buchi! Marchionni! 3-1 Latina. E finisce così. Brutta sconfitta. Ora che dovevamo vincere, che ci stavamo riprendendo, c'era morale. Abbiamo perso 3-1. Subito al debutto di Yemello, una sconfitta. Ma vabbè. Spero sia un caso. Comunque vediamo, Perugia ha vinto col Frosinone. Il Carpi 3-0. Il Bari ha vinto col Cesena 1-0. Non so se è un bene o un male, forse era meglio un pareggio. Poi il Verona 0-0. Ok, vediamo la classifica. Siamo al quarto posto. Ah, ok, siamo sempre lì. Questo, insomma. Il Bari sta a pari punti con noi ora. Dobbiamo stare molto attenti. Comunque, il campionato è ancora lungo. Il video può finire qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!